economici, che poi tra l'altro questi problemi economici, cioè di per favore sedetevi, delle speculazioni sullo stesso prezzo del gas, ma si aggira soprattutto sui ricavi, sugli extra. Puntate di Linea Blu, ci siamo decisi a partire per la Sardegna. Partenza da Marco Polo Venezia, presto, prestissimo, dall'alba, ignari di quello che ci si presenterà davanti agli occhi fra pochi istanti. Ammiriamo tutta la bellezza della Laguna Veneta e le sue isole, per poi volare sopra la costa Smeralda e finire nell'entroterra ammirando le bellissime paleoliche della Sardegna, per poi atterrare ad Olbia in una bellissima alba. Il nostro viaggio durerà 10 giorni, toccando principalmente il nord e i suoi punti di interesse. Buona visione! Ci affrettiamo nel noleggiare un mezzo, una comoda Fiat Panda, per dirigersi in zona Arzachena e visitare due spiagge là vicino. Dirigiamo a nord-ovest verso Alghero. L'esclusiva del mare Mediterraneo, che da secoli è desiderata e ricercata in tutto il pianeta. E il tuo scheletro è un animale marino, il cui colore ricorda quello del salmone, il cui valore commerciale può essere delicatissimo. Si tratta del corallo rosso, una specie marina così preziosa da essere anche chiamata l'oro rosso del Mediterraneo. Ci spostiamo di qualche chilometro per vedere le grotte di Nettuno. Scegliamo di percorrere la strada più difficile, i 654 scalini che condurranno alle grotte. Ci dirigiamo verso Capocaccia e miriamo la bellissima Torre del Mollo. Proviamo ancora per raggiungere Cala Girgolu e per raggiungere le sue spiagge, bellissime ma difficili da raggiungere. Soffia prepotente il maestrale su tutte le coste e allora noi ci spostiamo nella Barbagia, nel cuore della Sardegna, a Orgosolo, per vedere i suoi famosissimi murales. Uniti di audioguida andiamo a fare il giro e a vederci questi 84 di 300 e passa murales che compongono questo bellissimo paesino tipico del cuore della Sardegna. Ma ora andiamo a visitare l'isola di Molara e Tavolara con un bellissimo gomone e una bellissima compagnia. Vicinissime ma molto diverse, Molara ricca d'acqua e Tavolara molto secca.
Entrambe condividono un mare stupendo, con una ricchissima fauna marina e non solo. Tavolara inoltre è famosa in tutta Italia e in tutto il mondo per essere il regno più antico e più piccolo del mondo. Costa Smeralda, questa volta Golfo Aranci, una delle più belle spiagge. Fondali rocciosi si alternano a sabbia e sono ricchi di posidonia. Il Golfo Aranci è un paese di pescatori. Salutiamo Cala Moresca e la sua bellissima spiaggia per arrivare a Palau. Noleggiato il gommone ci apprestiamo a visitare l'arcipelago della Maddalena e le sue isole. Ai confini della Corsica si trova questo arcipelago che è composto da ben 23 isole. Le acque cristalline ospitano molte specie di pesci, rendendo un habitat naturale perfetto. Una via veloce in direzione Porto Rafael per vedere le sue bellissime casette nascoste tra le rocce e il suo bellissimo faro. Via ancora veloci verso la tomba dei giganti di Limizani, vicino a Palau. Piccolo contrattempo raggiungiamo il Golfo dei Rosei. Dopo un tuffo dove l'acqua è più blu che blu non si può, visitiamo le grotte e le più belle spiagge del Golfo. Così, dopo aver percorso 1300 km in 8 giorni, decidiamo di concedersi gli ultimi giorni in totale relax. Tra mare turchese, tra cibo tipico super, serate top, albe e tramonti, ci godiamo gli ultimi giorni. Grazie per l'attenzione, tutte le riprese sono state girate col DJI Mini 3.